is the light on daytime TV. And then you shout out as loud as you can, with broken dreams on billboards while you're faking a tan. And you can smoke some a happy parade, and through the mist I pinch your fist at five, I get paid. And then your eyes shut, but you can't now see, 'cause you know you got the mouth to feed. Another sunrise will find us. Another sunrise, we're fine. Another sunrise will find us. Another sunrise, we're and beers. The week is barely over and it all disappears. And then I'm burning out in hospital beds. I'm looking over shoulders, I can see no regrets, 'cause we got cigarettes and rock and roll. When memory is fading, you know nothing's for sure. With all the policies and thought control, we're chasing things we can't enjoy. Another sunrise. Campione d'Italia Under 18, una grandissima gioia, tanta fatica ripagata quest'oggi. Assolutamente sì, come vi avevo già detto è da agosto che noi lavoriamo per questo obiettivo. È stata dura tutto l'anno, star dietro agli infortuni e altre cose. Siamo riusciti, sono contentissima, i ragazzi sono stati strepitosi. Se un domani le chiedessero di allenare un discorso seniores, si staccherebbe dai ragazzi, è un altro pianeta quello dei ragazzi. No. Vabbè, io non ci ho assolutamente mai pensato e non penso neanche che arriverà mai una chiamata di quel tipo lì. Io lavoro con i ragazzi da sempre, poi quello che verrà, io spero che tanti di questi andranno a giocare in nazionale. Io lavoro per loro, poi quello che verrà, verrà. Che gioia vedere crescere e lavorare tutta una stagione per la conquista del tricolore con i suoi ragazzi. Incredibile, incredibile. Poi con questo gruppo, tutti i 94 abbiamo vinto il trofeo delle regioni l'anno scorso. Io sono allenatore, quindi è un percorso che continua, speriamo di continuare a far bene. Qualche ringraziamento particolare? Ringraziamento sicuramente a tutta la società, ai ragazzi per primi e poi a tutti i genitori che sono venuti fino qui a sostenerci. Grazie a tutti quanti di cuore. Una dedica? Questa è un po' personale, io lo dedico a mia mamma che purtroppo non c'è più. Broken glasses, neon lights and daytime TV. And then you shout out as
Tanta fatica, tanto lavoro durante questa stagione, ma il tricolore l'avete finalmente cucito sul petto, Edoardo Picco. Sì, finalmente ci siamo riusciti. All'inizio dell'anno che lo diciamo, che lo volevamo vincere sto tricolore, mentre si siamo riusciti. Dopo Macerata, che abbiamo fatto una gran partita, abbiamo detto, se sbagliamo ora non possiamo sbagliare, e così è stato, abbiamo vinto. Quanta felicità, quanta gioia. Tanta, è immensa, quando vinci qualcosa sempre bello, poi è la prima volta che vinco, quindi ancora di più, cavolo. Un ringraziamento speciale, come l'hai vissuta con i tuoi compagni di squadra? Molto bene, cioè all'inizio siamo arrivati, ci siamo trovati subito bene, il posto è magnifico qua, questo ci ha anche aiutato, e poi siamo un gruppo e abbiamo vinto, ha vinto la squadra, non ha vinto i singoli. Vuoi dedicare questa vittoria a qualcuno? Sì, la mia vittoria la dedico a tutta la mia famiglia e poi alla mia squadra. Lo scudetto Under 18, allora una gran soddisfazione per il vostro gruppo. Certo, è una soddisfazione magnifica e diciamo il lavoro di tutto l'anno, ci stiamo allenando da una vita, una squadra che già dall'Under 16 ci sperava di conquistare questo scudetto, eravamo dei campioni singoli ma non siamo mai riusciti a mettere in atto la nostra bravura. Oggi penso che siamo riusciti a fare una partita straordinaria grazie a tutti i giocatori che sono stati veramente dal primo all'ultimo straordinari. E ora si festeggia? Ora sì, ora è soltanto festeggiare. Con Alberto Piasco, uno dei protagonisti di questa prebanca, l'Annuti Cuneo, conquistato il tricolore Under 18, una stagione piena di fatiche, coronata però dal tricolore. Sì, esatto, voglio dire che ce la siamo meritata fino in fondo questa finale ed è il risultato di tutto l'anno. Abbiamo fatto un'ottima gara ieri sera contro Macerata e ci credevamo davvero tanto. Si sente la fatica di una manifestazione così intensa? Sì, molto. È stata molto dura, però meritata, ripeto. Vuoi dedicare questo scudetto a qualcuno? Ma a tutta la squadra in particolare. Prima tutta. Con Daniele Vergnaghi, allora una bella, una grande soddisfazione per la prebanca Lannuti Cuneo, conquistato il tricolore Under 18. Sì, una bellissima soddisfazione. Questi ragazzi, poi seguirli per tutto l'anno è bellissimo, perché hanno sempre dato il massimo. Oggi si sono visti gli sforzi fatti durante l'anno, devo dire che dalla prima partita fino all'ultima hanno combattuto su ogni palla. Questo è quello che li ha contraddistinti per tutto l'anno e quindi meritano veramente di aver vinto questo prestigiosissimo scudetto. Quante difficoltà avete trovato durante questa stagione? Se stiamo lì ad elencarle non abbiamo tempo per elencarle. È chiaro che le difficoltà ci sono, è bello anche risolvere, ma con questo gruppo di ragazzi veramente è bello seguirli, perché danno grandissime soddisfazioni. Io penso che anche il settore giovanile rispetto alla Serie A1 abbia ancora dei valori di un certo tipo, quindi in questa partita poi si sono visti il grande sacrificio da parte di tutti, quindi veramente i complimenti vanno veramente a loro. Hai calcato tantissimi campi di Serie A1 e un altro discorso, quello giovanile, è bello veder crescere i ragazzi. Sì, secondo me le società come la nostra, che investono sul settore giovanile, devono veramente tracciare e dare continuità al movimento. C'è sempre più difficoltà nel reclutamento, però ti devo dire che se non si facesse questo tipo di investimento sul futuro, la pallavolo in Italia non ci sarebbe più. Un gruppo che continuerà ad andare avanti, questo? Ma noi ce l'auguriamo. Oggi abbiamo avuto degli incontri importanti anche con la federazione, stiamo cercando di preservarlo ancora un anno. Certamente la cosa più importante è che ci sia dialogo tra le federazioni e le società, questa è la cosa più importante, che vengano tracciate delle linee guida da seguire anche a livello nazionale, quindi lo vogliamo assolutamente e fortemente che i ragazzi crescano. Real on us, nobody got nothing on us. Girls be all on us from London.
it's contagious. Monkey business, outrageous. Just confess your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we dip. We definite. B-E-P, we reppin' it. So, turn me up. Turn me up. Turn me up. Come on, baby, just pump it. Pump it. But dude get shut like flavor shut. Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drums. She wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-E-D-D to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass. Shake it, shake it, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Cause we gonna turn it up. Turn it up. Turn it up. Turn it up. Come on, baby, just pump it. Live and direct rocking the scene. Breaking on down for the B-boys and B-girls. We're in it, do they think? Pump it, louder, come on. Don't stop and keep it going, do it. Let's get it on, move it. Come on, baby, do it.